Oggi ragazzi, easy 4K di lotto e se vola! Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi Poste Italiane ha portato non un lotto, il lotto di quest'anno 4K. Però prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Card Game Corner, il mio sponsor. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Ah, prima che mi dimentico, Twitch in descrizione. Seguitemi che ogni tanto streamo, quindi venite a farmi compagnia. E oh, se ci volete buttare il Prime, mi fa piacere, eh. Detto questo, procediamo con l'unboxing. Oh, ragazzi, quando arriva sta roba è sempre Natale, è incredibile. Ma andiamo a vedere cosa mi ha lanciato il tipo, perché non mi ricordo tutto. So quanto ho speso, quello sì, però non mi ricordo cosa c'era dentro. Ci dovrebbero essere anche dei porno tappetini, però non ho capito se alla fine se l'è tenuto. Potrebbe essere un'inculata perché erano molto bellini, però vabbè, staremo a vedere. Niente. No, ragazzi, si è tenuto i porno tappetini. Allora, abbiamo uno, due e altri due album, che questi mi fanno molto comodo. Allora, io partirei con questo piccolo, che secondo me c'è la roba più brutta. Allora, andiamo a vedere e abbiamo un bel burattino arnese incubo, condizioni discutibili. Poi abbiamo... Però non ricordavo. La tocchiamo di... piano con Despi, eh. Ragazzi, volete la versione Lamborghini di Branded Bestial? Non lo so, eh. Io ve la butto lì, eh. Allora, vediamo un po' le condizioni. No, io... Cioè, ma... Dai. Questa doveva essere tutta roba NM. Scammate che se prendono. Che rottura dei coglioni. Vabbè, dai. Questo è messo bene. Meglio di niente. Però, quello rovinato metti il tambotto. Poi, abbiamo due marchiati in rosso. Tre alube da pack, perché ovviamente le poverate non se fanno. Poi apertura marchiata, fusione marchiata, Despia teatro. Vabbè, qua abbiamo due carte che attualmente si vendono sui 50 euro. E questa cosa non è assolutamente male. Sarebbe bellissimo beccare anche la terza, ma forse chiedere troppo, eh. Poi abbiamo Albion da team, ecco, le poverate. Vabbè, Masquerade da pack, questo da pack. Mio fratello, poi vabbè, questo da pack, Chimera da pack, anche se l'hanno reprintata. Poi abbiamo, vabbè, cose a caso. Volete la deck profile? Così per ride? Fatemelo sapere. Poi abbiamo due lagide pescatore, tre lagide castoro, queste state reprintate, ovviamente. E poi passiamo a un'altra parte del meta, che secondo me è molto più bella, che è Sprite. Quindi... se volete anche una mia decklist, fatemelo sapere. Poi abbiamo, beh, altra roba sprite, due sprite gigante. Incredibili! Bello. Poi abbiamo Tribri. Max, no, non so, da pack. So da teen questi. Vabbè, ragazzi, volete per caso una decklist Tribri? Non ve la faccio io, c'è Michele che c'ha la sua bella versione, ve la porterà. Due kit, non max rarity, però in americano, belli. Poi anche fractal, tanta roba, dai. Ah, poi abbiamo anche Live Twin, però questa è da teen. No, sì, da Tin. No, BLCR, scusate ragazzi. Vabbè, praticamente tutta Live Twin. Ragazzi, a breve un po' di decklist sul canale. Allora, andiamo con questa roba qua. Mi sa che qua c'è un po' di palta, eh. Allora, andiamo a quello che nel pratico dovrebbe essere la roba più gustosa. Andiamo a vedere uno dei due album e famoci un'idea. Ragazzi, la tocco piano, eh. Tranquilli, solo roba da pacca, eh. Vediamo le condizioni di questa Prospo NM italiana, prima edizione. Poi abbiamo la nostra Pod of Extravagant, sempre da pack, Secret, Tripla Desire, Secret. Oh... Ragazzi, qua abbiamo il playset di ogni Jara NM in prima max rarity. Vabbè, queste desire c'hanno un puntino bianco sul back, ma che cazzo me ne frega. Cioè, parliamone. Sono carte che c'hanno 10 anni oramai. Poi vabbè, tutte max rarity. Anche questa perfetta. Perfetta, anfora della vita. Perfetta, prima edizione. Tac in italiano. Con la faccia di una che ti dice motta in culo. Poi vabbè, Jara dell'avarizia, Jara della ricchezza,
la dicotomia. Qua ce n'è un'altra, forse. Sono quattro dicotomie. Poi abbiamo tre allure ultra. Ragazzi, un po' da poveri. Lo ammetto che non è il mio miglior playset, però che ci posso fare. Poi abbiamo altre giare trappola, sempre secret, da cross ovviamente. Per un secondo ho pensato fossero da MP. Poi la giara della generosità. Questi spaccano sia mostro che magie e trappole contemporaneamente. Porca troia, mamma mia. Raga, ma di che stiamo a parlare? Guardate che playset. In prima, NM, in inglese, vabbè, senza senso. Questo tifone secret è il tifone che nega. Questo nega due volte. No, raga, playset secret anche qua. Ragazzi, meglio di questa roba c'era questi Starlight, questi Ultra Ultimate, questi Ultimate. Abbiamo playset di ciclone, altro ciclone che nega, Blizzard da Rod, poi divieto di vendita, Ultimate Slayer in inglese, palesemente, Triple Ray Jackie Secret, per non farci mancare niente. Ultima offerta, l'art, perché common con l'art normale da poveri. Poi una delle carte più belle del mondo. Porca troia, ragazzi. Ragazzi, quanto è bella. Signet Mining Secret. Tocca giocare a Matmatch o con qualsiasi mazzo sei perso. Queste? Non vorrei dire, ma buccano pure i Link, eh. Sono talmente potenti che c'è il Link in campo. Settato in difesa. Allora, vediamo. E vabbè, GG. 3 arrestato per sbaglio. 3 piccolo mondo. 3 viaggio condiviso. 3? No! 7 sbagliato. Lingue differenti. Porca troia da Rod. Adesso tocca recuperare la terza. No, lo voglio il preset in inglese. Tocca recuperarne 2. Vabbè. Poi abbiamo triplo, non più sovrano scuro secret, tripla polimerizzazione che fonde da mazzo. Triplo calice ultra, porca troia, non è NM, che merda. Però triplo, no, mamma mia. Levamoli. Ho visto le condizioni del terzo. Poi abbiamo tripla TTT, che è più forte della Trust, è una TTT più forte, perché pesca 3. No, mi fanno volare. Ste robe mi fanno veramente volare. Poi dicono che la figa è migliore delle figurine, ma porca come fai a resistere a questo playset spagliato di spaccatura dimensionale dove uno è secret e due da Dasa? Porca troia. Se avessi una figa mi si sarebbe seccata vedendo una roba del genere. Poi abbiamo tripla super poli, spero tutte 3 NM, in prima da Rimp. E perché sei in seconda? Non meriti niente. Tocca recuperare la terza oramai. Poi abbiamo 3 spada sacra delle 7 stelle. Poi servizio, sacrificio del braccio sinistro. Poi per continuare a ride abbiamo 3 mina mistica. Così. Triplo testamento della terra. Porca troia quanto sono belli i secret. Da MP19. Tocca tenerli tutti e 3 sperando che torni a 3. Impossibile però. Poi abbiamo l'oracolo della dea Blood. Proibizione, va bene. Barriera terreno. Poi 3 villaggi, 3 ondate di calore. Roba random brutta. Spero 3 necrovalli. Cioè sì, quando qua in mezzo. Dopo ringiovanimento all'arte, cazzo. È il momento di montarsi Dragon Ruler alla massima. Poi 3 di spiegamento, set sbagliati. Capro set sbagliati. Questi secret set sbagliati. Porca troia. Poi abbiamo tripla cross out in inglese, in prima. Libro dell'eclissi. Ragazzi, quanti. No, ragazzi, mi sento, vi giuro, non sto la mia reazione è vera. Mi sento come un bimbo a Natale. Non sapevo, cioè, io questa roba l'ho comprata un mese fa e le foto tipo l'ho cancellate. Non so niente di quello che c'è dentro. Porca troia, quanto sono belli. Quindi per me è come per voi, è una scoperta incredibile, continua. Allora, poi abbiamo Change of Heart, spade mistificatrici, conta la rovescia, spolverino. Perché mano necrovalle? Poi abbiamo mondo zombie, un altro richiamo, ricastro, fusione istantanea, cambiare idea, tempesta potente da PMT, sembra NM ma non lo è, era impossibile, se no questa finiva in collezione. Abbiamo poi carta dell'oblio, molto bellina, secret che non ne avevo più, il sarcofago d'oro, importantissimo, giorno di pace da OP, buco nero da LC, rinforzi secret. Troia quanto è bella. La rarità Speed Duel, a parte questo Speed Duel terribile che Konami si è dato denuncia penale, però è veramente figo. Io questa l'ho valutata NM. Allora, abbiamo poi due risucchi della mente, Red Reboot, Imperial Order, mia Metaverse Secret, che goduria. Questa distrutta, questa ultra bella, queste non sono assolutamente ACP. Poi, vabbè, ragazzi, carte random da poveri. Ma anche un po' spaccate, dai. Non, che vorremmo dire? Belli questi, ma li inizia e li finisce. Nel senso, perché non li hai comprati?
da espansione, ma da MP17, porca troia. E vabbè, dai. Almeno queste so ultra, così le giocherò in Traptrix, che... Ragazzi, attualmente sto giocando playset common e, nel senso, parliamone. Caro amico mio che mai venduto sta roba, com'è possibile che una carta da HL, che sono più dure del normale, sono più dure, abbia una piega che divide la carta a metà? Lo spieghi? Cioè, a parte quella, non ha difetti. Cioè, qualcuno qua ha preso e ha detto... Andata. Tre risucchiabilità che sono dall'art... No, da mamma. Troppo belle dall'arte. Poi ho scontro ad armi pari, playset. E torniamo qua con le robe che hanno un senso, perché sono da Cibr, quindi top. Poi abbiamo triplo designatore del loto rosso, tanto per farsi mancare niente. Triplo dispositivo, tutti e tre secret. Triplo limite. Poi tre essenza, ovviamente da mamma. No, da dude. Poi abbiamo tre artefatto rifugio, tre trucco trappola. Le rivalità secret, che sì, secret super, che sono belline, ma probabilmente giocherò con lei. Metterò in bocca a tutti. Test contro Gozan, sempre super. Triplo ce ne può essere. E la pagina, guarda ragazzi, sono così potenti che era diventato tutto bianco. Triplo giudizio solenne secret, alla faccia di quello super che è uscito adesso. Porca troia. Poi triplo colpo solenne, ancora più bello, secret, non da pack, peccato, ma da MP16. E poi triplo avvertimento. E ora, ragazzi, andiamo con l'ultimo, che, sincero, io non ho la benché minima idea di cosa ci sia dentro, perché, boh, magie e trappole abbiamo passate. Teoricamente qua ci sono i mostri Xyz, Synchro, Fusi. Ho visto una cosa. Oh, ragazzi, che belle, mamma mia. I prima Squarena, secret. Poi qua abbiamo un Avramax, secret. Il più potente, il più forte. Poi Access Code, da pack, perché quello da BLCR non esiste. Poi Unicorn, da Flood, importante. Poi la Goddess, fortissima. Anima abbandonata, ancora più bella. Che miseria, ragazzi. Senza senso. Cos'altro abbiamo, dai? Triple Ragno Link, triplo Cerbero, tripla Fenice, l'Incuribo, che è un problema, che è da dupo, che non è da jump. Poi doppio Almirage, una Scandista, un l'Incuribo. Ma che mi significa? Una Pollusa in italiano, in seconda poi. Questa è roba da poveri. Dov'è? Dov'è la mia Pollusa in prima? Poi vabbè, abbiamo Dark, troppo bello, in americano poi. Poi abbiamo Selene, da duo, che non è Max Rarity perché esiste Secret. Aspetta, in American? Oh, questo mette il cazzo in bocca a tutti. E niente, vabbè, poi Drago Bomba Topologica, l'arrivo Cyberse. Poi cosa abbiamo? Oh, il glorioso soldato de sto cazzo, che è da mamma. Poi abbiamo questa, che è in americano. Wow. Clara e Rush, Link 1. Mio padre, ho trovato mio padre. Così non devo giocarlo più common. Poi abbiamo Exiton in prima. Fuck. Poi lo Sky Thunder, il rospotente da mamma. Dingir sull'orchestra, che è da duo. Poi vabbè, carino Dugare. Sì, cazzo. Il americano, grande. Bello, questo me lo tengo. Questo è un fallimento. Poi abbiamo tre test da CT, perché quelle da mamma ci fanno schifo. Un braccio arsenale, un catastor e roba a caso, questa da Sesl. Poi abbiamo... Sì. Bello, mio. Ma è bellissima Dragostapeglia in americano. Ragazzi, posso... Una domanda. Ma io mi posso innamorare delle figurine Yu-Gi-Oh? Cioè questa Mu Dragon in americano può essere meglio di una scopata? Poi abbiamo Sky, credo alla massima per espansione. Abbiamo anche tre linkage. Decklist Sky Striker a breve. E vabbè, playset di tutte, per non farsi mancare niente. Secret. Oh, ecco cos'è che mancava, ragazzi. Tre Lubellion, tre Magnamut, tre Druizurm, tre Saron. E ora si gioca Bestial. Via Traptrix. Destiny Hero, due Dragoon da 25k. Poi due Winda. Noi Flow Wanderers Player, crediamo in te ancora. Sappiamo che tornerai. Poi abbiamo, vabbè, Palta. No, non è NM, non è NM. Questo? Ti tira giù il tuo Rysart, figlio di puttana. Questo ti tira giù sia il tuo Rysart che quel figlio di puttana lì a fianco che mi blocca le zone. Lui ti toglie Rysart, quel figlio di puttana che blocca le zone, e qualsiasi altro mostro che hai sul terreno. Figlio di puttana. Parliamone. Playset, Gadarla, in americano.
tributano 3. Poi, playset di shifter americano. Inglese. Italiano. Buttiamo via. Poi abbiamo Gattino a molla, Ipiria, così, Agio e Castoro, Drop Frog, Pancratopo e 3 Sauravaris. Io ci credo in te. So che puoi tornare. Fa che io ti possa tirare ancora in catena a un'invocazione special per pescare il 18. Poi abbiamo 3 Gamma, 3 Pancratopo, no, 2 Pancratopo, no, un Pancratopo, Pilota, Gorz, poi Contatto C, 2 in tedesco. Vabbè. Sto parlando con te che mi hai venduto sta roba. Perché? Perché? Perché in italiano? Me lo spieghi? Fuck! 2 in American e 1 in italiano? Poi abbiamo 3 Curicara, 3 Araldo, Veiler, Corvi, Veiler. Abbiamo 3 Droll e Lock Ultra, 3 Cacciatore del Caos Secret. Poi 3 Artefatto Lancea. Italiani, cioè i miei in americano. Poi Fantasmei, ma ne ho già un playset così. Poi 3 Nibiru Secret, perché sì. Playset, questo potrebbe essere in America? No. Questo è in America, ragazzi. Questo è in America. Questo è in America. Perché tu sei in inglese, cazzo? Spiegami, spiegami perché tu non sei nato bene. Triplo Padrone dei Teschi, Triplo Imperma, queste secret sono incredibili. Allora, fa che siano tutte da pack secret della stessa lingua. 3 Fantasmi in Lutto d'Ectopo. Ok. No! Shiva, MP17, MP17. Poi, tutte 3 da Dane. Ash, Mac. Ghost Ogre, tutte da Croc. E Ghost Bell, palesemente, in lingua differente. Da una parte sono molto contento, dall'altra dovrò sistemare i playset. Cioè, ragazzi, spiegatemi perché io adesso devo spendere 100 euro per comprarmi un Max C nella lingua vera. E qua 2 shifter, senza contare tutto quello che non ho già buttato. E va bene ragazzi, il video un po' a malincuore finisce qua. Mi sarebbe piaciuto tirare fuori altra robina che non conoscevo, però i soldi sono finiti, vabbè. Spero ovviamente come sempre che vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e qual è la vostra carta preferita di tutto quello che ho acquistato. Detto questo, con oggi è tutto e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!